Quando non ero ancora napoletano, negli anni 80 e nei primi anni 90, giravo la campagna, giravo le città, le librerie, presentavo il mio libro che era a quell'epoca Davanti all'immagine. E mi accompagnava Enzo D'Elia, un amico, un promotore di libri molto bravo che è di Benevento. Abbiamo girato e da quel momento, nella confidenza di tante giornate insieme, che erano già una campagna elettorale, non era ancora la politica, erano i libri che consentivano, come oggi capita a un candidato della Lega, di fare la campagna parlando del suo libro. Così farò anch'io, parlerò di libri, parlerò di bellezza, parlerò di quello che straripa e che non è abbastanza conosciuto in meridione. Ma cominciai a chiamare tutte le persone, adesso quando incontro qualcuno tra affetto e provocazione dico capra, capra, capra! E tutti conoscono questa capra. Dici capra, scrivi sgarbi. Dici capra, scrivi sgarbi. Dici capra, scrivi sgarbi. Ma all'epoca, con la confidenza che avevo con l'amico D'Elia, chiamavo tutti i miei amici, i primi anni 90, prima che scoppiasse l'era della capra, guaglio, guaglio, guaglio. E tutti da me erano guaglio, guaglio, guaglio. È un altro periodo, quello del vecchio mio. Vecchio mio non vuol dire vecchio, vuol dire che è in confidenza con te, ti puoi fidare di lui, è un amico fidato, vecchio mio. Quindi vecchio mio, capra è guaglio, guaglio, guaglio. Ma si capisce che non ero napoletano. Si capisce che mi stavo sbagliando e quelli come me, che non sono napoletani, che non erano napoletani, e poi lo sono diventati, dicevano la stessa cosa, guaglio, guaglio, errore, errore. Qualcuno a un certo punto mi fermò e anche se io sono sgarbi mi disse: non si dice guaglio, si dice uaglio, 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 uaglio. Togliere la G ha significato diventare napoletano. Quello è stato il mio battesimo. Togliendo la G mi sono spostato da uaglio a capra. Ma i napoletani non sono capre, sanno quanto sono capre gli altri e si divertono.